presentare la protagonista dell'ultimo capitolo della infinita saga dei vitalizi. Benvenuta Elvira Evangelista, senatrice del Movimento 5 Stelle, avvocato nella vita e membro in questa legislatura della Commissione Contenziosa, che è, proviamo a chiamarlo così, il tribunale domestico interno al Senato, che è chiamato a decidere dei ricorsi dei dipendenti attuali e passati del Senato riguardanti gli atti che riguardano l'amministrazione della Camera. Ebbene, lunedì questa commissione contenziosa avrebbe dovuto portare alla sentenza dei ricorsi di alcuni ex senatori. Poi però c'è stata una mossa a sorpresa. Senatrice Evangelista, ci spieghi che cosa ha fatto per rimandare in alto mare i ricorsi che attendevano sentenza? Sì, intanto buongiorno dottor Magnani e buongiorno a tutti i cittadini. Sì, lunedì 4 novembre pomeriggio è successo proprio questo. Io sarei dovuta entrare in Camera di Consiglio per decidere 771 ricorsi di ex senatori che chiedevano l'annullamento della delibera che taglia i loro vitalizi. A questa Camera di Consiglio io non mi sono presentata in quanto mi sono dimessa dall'intero organo, quindi da questo tribunale di primo grado, come giustamente ha specificato lei, qualche ora prima. Il motivo per cui mi sono dimessa è che non ero più serena. Non ero più serena perché questo collegio, questa Camera di Consiglio, non mi garantiva più quella terzietà e quella equidistanza dagli interessi in gioco che è richiesta a un organo giudicante. Perché, senatrice? Intanto le notizie giornalistiche che erano uscite i giorni prima, quindi gli intrecci dei rapporti non solo di amicizia e professionali, ma anche e soprattutto politici tra i membri, i giudici di questo collegio e il capo di gabinetto della Presidente del Senato. Ma in particolare mi riferisco a quest'ultimo, al capo di gabinetto della Presidente del Senato, perché è venuto fuori che subito dopo le notizie giornalistiche ha ritirato il suo ricorso, cioè era uno dei ricorrenti che poi ha ritirato il ricorso. Ecco, io non posso pensare che in una fase così delicata e in un collegio così delicato com'è un collegio giudicante, dove lì i senatori sono dei giudici, ecco, si possa entrare ed avere un minimo dubbio della terzietà e imparzialità di questo organo. Proviamo un attimo a capire meglio, senatrice, così arrivo alla seconda domanda. Lei dice: io non mi sentivo serena perché alcuni membri, alcuni miei colleghi di quella commissione erano legati da rapporti di amicizia e politici con Francesco Nitto Palma, ex parlamentare, ex ministro della giustizia, attuale capo di gabinetto della Presidenza del Senato, il quale aveva presentato legittimamente da ex parlamentare il ricorso e davanti a questo possibile conflitto, diciamo, di interesse all'ultimo minuto ha ritirato il ricorso. Però io le chiedo, al di là della questione di merito, non è che dietro la sua mossa ci sia una volontà dilatoria per cui la prossima volta, quando lei sarà reintegrata da un altro senatore del Movimento 5 Stelle, all'ultimo, quando siamo pronti per vedere la decisione, si fa un passo indietro e siamo di nuovo punto a capo? Guardi, io non posso sapere chi integrerà il collegio e cosa accadrà nella prossima Camera di Consiglio. Una cosa però la so, cioè che il motivo non può essere e non doveva neanche essere una divergenza di vedute tecnico-giuridiche, perché quelle sono assolutamente legittime. Io sarei potuta entrare e anche esprimere un voto contrario. Il problema è che non c'erano più le condizioni, cioè il mio ingresso in quella Camera di Consiglio era diventato quindi addirittura inutile. Non c'è nessun timore politico che alla fine il pronunciamento di quella commissione vada a cancellare il taglio che poi il ricalcolo con il sistema contributivo dei cosiddetti vitalizi degli ex parlamentari, senatrice? Che in futuro, lei mi sta chiedendo se in futuro può accadere che questa delibera venga comunque annullata? No, le chiedevo se appunto se c'è il timore politico che questa delibera possa venire annullata.
Il timore politico è un'altra cosa, credo che il Movimento 5 Stelle di cui faccio parte, è certo che penso ci tenga che la delibera rimanga in piedi e tutti i cittadini ci tengono perché si tratta Ok. comunque sempre i vitalizi rimangono sempre comunque delle pensioni che sono state calcolate arbitrariamente Senatrice, negli anni allora intanto la da ringrazio, la Mille. chiedo se vuole di restare con noi così potrà dialogare e confrontarsi con i nostri ospiti.